Vai, vai, bella. Alzalo, alzalo, alzalo. Così. Oh, vai, vai, se. Ciao, Simone. Pier Mario, quante volte ti ho detto che devi entrare prima di bussare? Ma è quello che ho fatto! Ma intendevo bussare prima di... Lascia perdere. Piuttosto, che ci fai qui? Mi sembrava di avertela chiusa a chiave la gabbia. No, infatti oggi è venuto a trovarci il nonno. Il nonno? Oh, ciao, brutto figlio della mignotta, che cazzo stai a fare sempre lì al computer? Ciao nonno Mario. Ciao, Pi ciao. piuttosto cosa ci fai qui? Innanzitutto questa è più casa mia che tua, tanto per cominciare. Ma veramente? Ma poi se posso sapere che cazzo stavi a fare al computer, ho visto che maneggiavi, che toccavi, che facevi, che cazzo stavi a fare? Stavo guardando questi bellissimi video di pony. I poni, che hai detto? I pony! I poni! I pony! I poni! I pony! I poni! I pony! Guarda che a me non mi freghi, io c'ho il doppio dell'anni tua! Beh, veramente un po' più del doppio, Ma se... sta zitto! Lo so che stavi a guardare le donnine nude, fammi un po' vedere qua! Pier Mario, vieni qua! Sì, Ma cosa fai? No, no, non quello... devi Quello che mi tocca cercare. fare, Stavo lavorando, io le stavo lavorando tatuaggi su un progetto veramente miei, molto importante, quindi... No! Ah, t'ho beccato, stavi a guardare la donnina nuda! Che cos'è una donnina nuda? Ma che cazzo di domande fai, Pier Mario? Piuttosto, se vuoi evitare che io dico ai genitori tua, dimmi un po' chi è questa qua, che sto curioso. È Oh, ma ma è, fammi vedere un po' chi è. è Miley Cyrus. Ne hai mai sentito parlare, nonno Miley Cyrus? Miley mortacci. No! Comunque, se proprio sei curioso, hai 10 minuti liberi, posso spiegarti chi è Miley Cyrus. Fai un po' come te pare, Simo. Però visto che so che tu comunque fai video dei videogiochi, da quello che ci ho capito da tutta sta roba, non è che c'è sta qualche videogioco su questa qua? Quanti ne vuoi, nonno? Ecco, usa i videogiochi per spiegarcelo così non turbiamo la crescita di Pier Mario. Però io non ho ancora capito che cos'è una donnina nuda. Che già è mezzo rincoglionito del suo, come puoi vedere. Ah, ok, allora, Miley Cyrus... Aspetta! Cosa c'è? È l'ora di cambiare catetere! Cosa? Ancora? Ormai lo sai, Simo, da una parte entra e da una parte esce! Eppure mangiamo le stesse cose. Ok. Innanzitutto dovete sapere che Miley Cyrus è cantante, ballerina. Cantante questa qua? Sì, almeno credo. A me tutto mi sembra tranne che cantante questa qua. Comunque, nonno, tra i suoi tanti meriti c'è quello di aver sdoganato il cosiddetto twerking. Il twerk che cosa? Il twerking, hai presente quella danza tipica dei paesi, dell'America centrale, sudamericane, presente? Più che una danza mi sembra il nome di una ditta dei frigoriferi. Compra anche tu il twerking, garanzia fino a 4 anni. Che cazzo t'ha detto da ridere la battuta mia, Pier Mario? Scusa, nonno. Oh Gesù, comunque esiste questo videogioco per aiutarvi a farvi capire il rapporto di Miley Cyrus con il twerking. Oh, beh, devo dire che si presenta bene. Comunque il gioco consiste nel tenere in equilibrio la palla sul... Vabbè, avete capito, dai. Che bello, mi piace tanto giocare con la palla. Secondo me con sta faccia gli piace tanto pure a lei giocare che palle. Oh, guardate come è schizzata via! Chi Chi è è che ha che ha schizzato? schizzato? Io ho le mani sulla tastiera. E io ce l'ho sul catetere! Ok, è stato il nonno che è debole di prostata. Comunque è fottutamente difficile. Vabbè, qua insomma abbiamo capito l'antifona, a sta Miley Cyrus gli piace giocare che palle, vuoi pure cambiare videogioco? Oh no, Miley Cyrus è stata rapita! Maledizione, dobbiamo salvarla! Oh no, poverina! Ne sei sicuro? Sì, nonno, c'è scritto, Perché da quello che ho capito, secondo me questa qua sarebbe capace pure di scopasse il rapitore. Comunque la particolarità di questo gioco in Flash è che praticamente è strutturato come un'avventura grafica. Perché mi guardate così? Pier Mario, diglielo tu! Che cos'è un'avventura grafica? Oh signore, se ne neanche serve che ve lo sto a dire. Ah, guardate, ci sono anche gli intermezzi a risposta multipla. Allora stai attento a non scegliere quella sbagliata, sennò qua perdiamo prima ancora di cominciare. Cosa? No, non ci voglio credere. No, fermi tutti, fermi Io tutti. sto fermo. Anche io. No, adesso a parte gli scherzi, ragazzi. Anche se noi diamo la risposta sbagliata, praticamente non è che il gioco va avanti lo stesso. Dici, che ne so, magari c'è un finale alternativo, roba del genere, come in tutte le avventure grafiche.
No, qui anche se sbagliamo 300.000 volte a dare la risposta giusta, ci riporta comunque indietro alla stessa scelta, quindi l'unico modo per andare avanti è scegliere per forza la risposta giusta. Aspetta che non ce la sto a capire in cazzo! Simone quando è arrabbiato si spiega come Luca ha giurato. Voglio dire, io potrei continuare a cliccare un milione di volte su A e B, ma il gioco va avanti solo se premo C, quindi non c'è possibilità di perdere. E questo praticamente rende inutile la scelta multipla, cioè è come se non ci fosse. Cioè praticamente mi stai a dire che questo è un gioco de merda? No, no, può essere bello un gioco che si chiama Miley Cyrus Rescue, onestamente? Oh, comunque ragazzi, devo dire che mi sto ricredendo su sto gioco. Cioè, a parte le cutscene a risposta multipla veramente stupidissime, potevano, veramente non dovevano mettercele secondo me, devo dire che per il resto è anche abbastanza interessante. Quindi hai cambiato idea? Stavo a chiedere la stessa cosa perché non ci sta più a capire in cazzo. Sì e no. Cioè, per quanto riguarda comunque l'oggettistica, gli enigmi, il fatto di combinare gli oggetti l'uno con l'altro per poter andare avanti, cioè, sono cose abbastanza tipiche nelle avventure grafiche. Ma di certo non mi aspettavo di trovare una cosa del genere in un gioco in flash, che si chiama Miley Cyrus Rescue, tra l'altro. Vai, vai, vai. Sì, avete visto che colpo, ragazzi? Bravo, fratellone! Bel colpo, si vede che sei mio nipote, dritto nel culo! Veramente l'ho colpito alla coda, ma ok. Ah, qui per andare avanti praticamente dobbiamo combinare le varie pozioni con il contagocce. E questo, devo dire, è un bel tocco di classe. Merda! Mi sa che hai sbagliato! Wow, si può addirittura perdere in questo gioco! Aspetta, lascia fa' a me! Ah, e bravo nonno! Eccola! Riesco a vedere la mignotta! Attento! Cosa sta succedendo? Vabbè, ce l'abbiamo fatta! Adesso se ne vanno a giocare che palle insieme? Non lo so, non lo voglio scoprire, ma per sicurezza passiamo al prossimo videogioco. Ok, chi di voi conosce Flappy Bird? Flappy che caga detto? Flappy Bird, come fai a non conoscerlo? Io sto Flappy non lo conosco, l'unico che conosco è Franco, il panettiere sotto casa mia. Io conosco Flappy Bird. Veramente? Ma davvero? Posso farlo io il prossimo videogioco? Ma dai, veramente? Simone, posso. Ok, Pier Mario, se proprio ci tieni tanto. Allora, che ne pensi, Pier Mario? Ma veramente non me lo ricordavo così. Ma spiegami un po' due cose. Dimmi. Innanzitutto perché questa sta sempre con la lingua di fuori? E poi perché ci stanno tutti sti martelli e soprattutto ste benedette palle? Questo è per via dei suoi video musicali un tantino spinti, diciamo, ma poco poco, proprio. Video musicali? Allora non mi stavi a percure già prima quando mi dicevi che fa la cantante? Io continuo a perdere. Perché ancora stai a giocare sta merda? Comunque nonno, adesso che sai chi è Miley Cyrus, cosa ne pensi? Che era meglio che me stavo zitto. Ecco, oh, finalmente. Ma soprattutto ho capito che sono passate 2 ore. E quindi? Quindi altro cambio di catetere, andiamo, va. Cosa? Oh no. Dai che so, andiamo a divertire. Ma guardate, non c'è il minimo rispetto per la gente anziana. Oddio, vi prego, qualcuno mi aiuti. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Comunque io non ho ancora capito che cos'è una donnina nuda. Se ci sarà. Ciao a tutti, io sono Simone Nomis. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, condividete, seguitemi anche su Facebook e Twitter e anche Instagram, perché sì, e c'è anche Google Plus e non so più cosa dire. L'altro giorno a Roma ha piovuto e mi sono raffreddato raffreddato. Ah, se ne sono andati finalmente. Cos'è che stavo facendo? Ah, ora ricordo.